amici di Bracciami Ancora, oggi siamo a Barcellona, Pozzo di Gotto, siamo in provincia di Messina. Qui ci si viene principalmente per tre motivi. Il primo è il mare siciliano, uno dei più belli del mondo. Il secondo è la stagione che organizza il teatro Mandanici. E il terzo motivo, quello che interessa a noi e soprattutto a voi, ve lo facciamo vedere se ci seguite. Terzo motivo per venire a Barcellona Pozzo di Gotto è venirsi a fare una mangiata strepitosa alla Braceria dei Goti. Siamo in via Kennedy 494 e questo è davvero il paradiso dei carnivori. Intanto, in onore dei nostri amici siciliani, io mi metto questa che mi hanno regalato. Guardate dove sto, sono circondato da leccornie, da roba buona. Allora, questo locale, la Braceria dei Goti, la mattina e il pomeriggio è macelleria. Guardate che banco, guarda, sembra una sfilata di moda, guarda che meraviglia. E poi a pranzo e cena diventa una braceria, ok? Lui è Matteo, ciao Matteo, ben trovato, ciao. Ciao. Miele, allora, ciao. Tu sei quello che sta dietro il banco carni, sì. Questo qua dietro invece è tuo fratello, bello. Davide, ciao bello, ben trovato. E lui invece si occupa più che altro della braceria, della giusto? Benissimo. Là c'è papà, mamma, tutta la staff, tutta la famiglia, ciao. Allora, i nostri fan sono già arrivati, giusto? Sì. Quanti sono? Tanti, troppi? 12. Allora, intanto io chiedo scusa a tutti quelli che non siamo riusciti a coinvolgere, ma davvero ci avete mandato tantissime mail, non ci si entrava, abbiamo dovuto fare una selezione, 12 persone. Eccoli là, stanno là, la faccia da affamati ce l'hanno. Allora, se siete d'accordo, le bistecche, quelle serie, le facciamo scegliere dal macellaio, ok? Da Matteo. Però noi andiamo a scegliere tutti quei bei preparati. Alzi la mano quello che arriva da più lontano. Io! Quanto? Quanti chilometri? 80! Vieni, dai, cominciamo. Allora, Federico, a questo punto io ti lascio in mano a Matteo, perché confrontiamoci un po'. Matteo, cosa preferisci? Guidaci. Diverse varietà di braciole, spiedini, come si chiamano a Barcellona. Melanzana, pomodoro e basilico, radicchio e primo sale, zucchina grigliata all'interno e provolina, zucchina secca, mollicaio e pecorino. Ti blocco, basta, c'è stato l'amore a prima vista. Quello con la noce. Questo tortino? Oh no. Ok. Quello. Tortino di noce e gorgonzola. Ce lo fai vedere? Non voglio nemmeno sapere cosa c'è. Direttamente da Messina, Maurizio e Claudio. Voi siete per le braciole, quindi siete al posto giusto. Melanzana, pomodoro e basilico. Cipolla secca e primo sale. Se ne vogliamo aggiungere un altro per essere in competizione con Messina, il classico messinese. Matteo, io direi che con gli antipasti stiamo a posto, abbiamo risolto. Passerei alle questioni extra large. Tra le cose più importanti. Tra l'altro, apro parentesi, intanto andiamo. Io ho visto che hai due celle per frollare, sì. Bravo, perché da queste parti credo che siate gli unici. Allora, io ho contato 31 lombi per 17 razze. Bravi, campioni non del mondo. Però ne entrano altre. Però mi rimetto a te, che ci fai mangiare oggi? Partiamo dalla scottona modicana. Scottona modicana, io non l'ho mai assaggiata. Tomahawk. Ha una frollatura di circa 50 giorni. Vai. È originaria di Ragusa, Modica, sono di solito degli incroci che fanno qui in Sicilia. Questo è un incrocio fra una vacca modicana e una limousine. Da quanto ce lo fai, Matteo? Dove cade il coltello? Dove cade il coltello? Ok. Quanto pesa? Facciamo 2,3 kg. Dici? Bravo, grande, bravissimo. Io direi di assaggiare il meticcio siciliano. Meticcio siciliano. Dove tagliamo? Ah, dove cade il coltello? Giusto. E adesso assaggiamo il marango. Il marango, perfetto. Che è una delle, è un incrocio fra mare e mana e toro di Angus. Devo rompere questo. Allora, cari ragazzi, queste sono le bistecche che Matteo e Davide ci offrono. Grazie. Ok? Prego. Io direi, lo facciamo alzata di mano, se siete tutti d'accordo farei cottura al sangue. Chi è d'accordo? Chi è d'accordo? Alzi la mano. Perfetto, cottura al sangue, grazie.
Amici di Braciamo Ancora, noi oggi avremmo potuto mettere sulla griglia anche altre carni, perché qui hanno tantissime carni, la rubia gallega, abbiamo l'angus iberico, però insieme a Matteo ci siamo voluti concentrare sui sapori siciliani. Allora, io le bistecche le affido a Santi, che è il grigliatore ufficiale. Come le vedi? Bene. Sono meravigliosi. Va bene, te le affido. Allora. Vogliono la cottura al sangue. Nessun Va bene, problema. Vai, ti seguiamo. Abbiate pazienza. Senti, qui se sono mangiato tutto. Tiè, vai con questi, eh. Andiamo. Manco l'osso hanno lasciato. Caro Sebastiano, ti sei mangiato tutto, cos'è che ti ha intrigato di più? L'involtina al pistacchio. La scottona merita un plauso, anche i preparati sono eccellenti. La scottona era veramente pazzesca, ma anche questi involtini al pistacchio devo dire che rendono veramente tanto. Da buon messinese puro sangue, le braciole al pistacchio, col gorgonzola, con la cipolla, con le zucchine, mi sono scialato. Il marango era qualcosa di particolare. L'hai mai assaggiato? No, è la prima volta. Per me la modicana superlativa. La modicana? Sì, sì, si scioglieva in bocca ed era comunque un gusto persistente che non avevo mai assaporato. Amici, ribracciami ancora qui alla Bracceria dei Godi. La situazione è la seguente: sono arrivati i cannoli, ma nel frattempo i nostri fan se sono magnati tutto. A me mi hanno lasciato solo l'osso e nemmeno la birra, se sono bevuti pure quella. Allora, se io continuo a chiacchierare, si mangiano anche i cannoli. Quindi vi saluto, vi invito a venire a trovare questi ragazzi perché sono strepitosi. Vi abbraccio e, come dico sempre, che la brace sia con voi. Ciao!